La comunità politica è un fatto naturale e l'uomo nasce per vivere in comunità. Chi vive fuori dalla comunità, per indole personale e non per una situazione contingente, o è un essere inferiore o è superiore all'uomo. Come quel tale schernito da Omero sarà senza casa, senza patria e senza Dio. Un uomo del genere è una pedina isolata sulla scacchiera. È chiaro che l'uomo è portato a organizzarsi in comunità anche più delle api e più di qualsiasi animale da branco. La natura, come si dice di solito, non fa nulla senza una ragione, e infatti l'uomo è l'unico animale dotato della parola. La capacità di emettere versi, di esprimere col suono il dolore o il piacere, ce l'hanno anche le altre creature. Questo è appunto il massimo che la natura consente loro di fare, provare piacere o dolore e segnalarselo l'un l'altro. La parola, invece, serve a indicare ciò che è utile e ciò che è dannoso, e di conseguenza anche ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Questa è la particolarità dell'uomo rispetto alle altre creature. È il solo ad avere la percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e di tutto il resto. Ora, è dalla condivisione di questi elementi che nascono la famiglia e la comunità politica. Nell'ordine naturale delle cose, lo Stato viene prima della famiglia del singolo, poiché ogni insieme è sempre il presupposto della singola parte. Ogni cosa è definita dalla sua funzione e dalla sua capacità. Se queste vengono meno, rimane solo il nome. Per questo è evidente che lo Stato è un prodotto di natura ed è un presupposto del singolo, poiché se il singolo, che di per sé non è autosufficiente, si separa dagli altri, si troverà isolato come una parte rispetto al tutto. E se uno non sa vivere in comunità o crede di non aver bisogno di nulla e di essere autosufficiente, allora non fa parte dello Stato e perciò o è una bestia o è un dio. È quindi un istinto naturale di ogni essere umano quello di riunirsi in una comunità civile, e al primo che l'ha realizzato si deve il merito di enormi benefici, poiché l'uomo senz'altro è la migliore delle creature quando la sua natura si realizza alla perfezione, ma è di gran lunga la peggiore quando sia privo di norme civili e di senso del giusto. Perché l'ingiustizia più pericolosa è proprio quella che ha armi per colpire, e le armi con cui l'uomo viene al mondo, che sono armi al servizio della sua intelligenza e del suo valore, possono essere usate anche per l'esatto contrario. L'uomo, quando è moralmente imperfetto, è la più disgraziata e la più selvaggia delle creature. Pensa solo ad accoppiarsi e a riempirsi la pancia. Il senso della giustizia è un valore politico, perché è dall'applicazione della giustizia che deriva la struttura della comunità politica. E il senso della giustizia consiste nel decidere ciò che è giusto.